Ci sono un sacco di tips per alzarsi bene il mattino e per avere una giornata veramente splendida. I tips più importanti evidentemente sono quelli di fare una buona colazione, che in Italia tante volte è scarsa con questo caffè, questo cornetto, per favore. Facciamo veramente una buona colazione per caricarci tutta la giornata. E un'altra cosa molto importante è alzarsi 15 minuti prima. Basta di correre, basta di alzarsi sempre con la testa già piena di pensieri. È importante lasciare un minimo spazio per noi, per la nostra serenità, per farci una preghierina, una meditazione, per leggere un bel testo o per, come tante volte succede, risolvere un impasse che sempre succede ad ultimo momento. Importante anche per iniziare bene la giornata avere dei bei pensieri, pensieri positivi, pensare sempre alle cose che veramente vogliamo, che ci fanno illusione durante la giornata, a visualizzare ciò che vogliamo che succeda. Questo è importante. E per finire, questo studio famoso che hanno fatto a Harvard, tanto tanto bello, che da 1938 hanno studiato la vita di un sacco di persone e hanno concluso alla fine che il successo materiale non è quello che ci porta al benessere e alla felicità, ma sono i rapporti, la qualità dei rapporti. Avere amici vicini, stretti, avere pace in famiglia, buoni dialoghi, soprattutto che sia sempre un ambiente dove si senta il legame. Non importa se a volte litighiamo, non importa se a volte le cose non vanno bene, fanno parte della vita, no? Queste negoziazioni fanno parte della vita, però è tanto importante avere dei rapporti stretti, vivere in amore.